allora vediamo, riprendendo il nostro discorso, vediamo un esempio, prendendo in considerazione questo circuito che con la manina vi sto indicando. È un circuito magnetico dove naturalmente i trafferri sono la parte più importante, per cui la riluttanza nel ferro viene trascurata. Vedete che non ho indicato linee d'asse e cose di questo tipo. Sono state indicate solo gli spessori dei trafferri, 6 mm, 1 mm e 2 mm, nei tre casi diversi. Poi abbiamo due avvolgimenti, dicevo. Il primo, vedete com'è fatto? Ha una parte, diciamo, posizionata da un lato del traferro che, secondo la regola della mano destra, produce una forza magnetomotrice che agisce in questo verso. Vedete dove c'è questa frecciolina rossa? Dall'altra parte, quando si continua l'avvolgimento dalla parte opposta del traferro, la rotazione, diciamo, della corrente fa sì che la forza magnetomotrice invece agisce secondo la freccia rossa, che vedete che è in direzione opposta. Poi abbiamo l'avvolgimento 2, che invece sta tutto da una stessa parte del traferro, e secondo la regola della mano destra o della vite destrogira produce una forza magnetomotrice secondo la linea rossa da questo lato. Allora, il testo di questo, diciamo, esempio, che potrebbe essere un esercizio, un problema, eccetera, dice: trascurando la riluttanza dei tratti in ferro, questo non si era capito perché non è stato dato nessun elemento per calcolare la lunghezza, eccetera, prendendo la sezione S pari a 25 su pi greco centimetri quadrati, e assumendo la sezione dei traferri pari a quella dei tratti in ferro, quindi il alfa uguale a 1, il rapporto tra le sezioni pari a 1, si chiede di calcolare, si chiede di calcolare il coefficiente di autoinduzione L1 dell'avvolgimento 1, 1', quello che praticamente ha una parte di qua e una parte di là del traferro con forze elettromotrici di segno opposto, e calcolare in modulo e segno il coefficiente di mutua induzione M. Stavolta sappiamo che è unico, quindi non stiamo neanche a sottilizzare, tra i due avvolgimenti. Allora, naturalmente, per svolgere un esercizio di questo tipo è conveniente passare all'analogo elettrico, chiaramente, dove avrò una riluttanza, chiamo R6 la riluttanza del traferro da 6 mm, R1 la riluttanza del traferro da 1 mm, R2 quello di 2 mm. Poi, naturalmente, i flussi che mi interessano saranno il flusso Φ che attraversa il primo avvolgimento e che venga prodotto dall'avvolgimento stesso con l'avvolgimento 2 spento, e poi mi interesserà il flusso Φ2 prodotto sempre dall'avvolgimento 1 con l'avvolgimento 2 spento, perché in questo modo, con questo Φ rapportato alla corrente I1, mi calcolo L1. E con questo Φ2 rapportato sempre alla corrente I1 mi ricavo M. Ok? Questo, diciamo, è la traccia lo sviluppo del calcolo che faremo. Ok? Andremo a calcolare questo Φ, quindi spegniamo subito Φ2, vedete che non ho indicato il simbolo del generatore, diciamo così, di tensione magnetica, se vogliamo, o forza magnetomotrice. È un cortocircuito, come quando spengo le forze elettromotrici, che diventano dei cortocircuiti. Qui ci sono i rami con le loro riluttanze. Qui c'è il circuito dove vedete che ho quattro spire per
per la corrente I1 che danno una forza magnetomotrice con le polarità che vedete qui indicate, e dall'altra parte un'altra parte con 14 spire sempre percorse dalla corrente I1, perché questa era la situazione, vedete, qui indicato 4 spire, 14 spire, 20 spire, ma queste 20 spire ci serviranno dopo. Allora, 14 spire per I1, però con la polarità opposta. Allora, andiamo a vedere come si può procedere. Allora, intanto scriviamo che μ0, permeabilità magnetica del vuoto, come sappiamo nel sistema internazionale vale 4 pi greco per 10 alla meno 7 henry su metro. Per cui la riluttanza di un millimetro è 10 alla meno 3 metri, cioè il millimetro. μ0, pi greco, 25 su pi greco per 10 alla meno 4 è la sezione, perché sono centimetri quadrati, giusto? L'avevamo scritto qui. Dov'è? Sì, sono centimetri quadrati. Quindi abbiamo 10 alla meno 3, il pi greco col pi greco naturalmente è stato pensato apposta per poterlo semplificare. 25 per 4 fa 100, quindi 100 si mangia via un 10 alla meno 7, diventa un 10 alla meno 5, 10 alla meno 5, 10 alla meno 9, sopra un 10 alla meno 3 diventa 10 alla 6. Eccolo qua. 10 alla 6 henry alla meno 1. Se questo qui lo chiamo K per alleggerire un pochino la notazione, allora è chiaro che per la linearità dell'aria la riluttanza per 2 mm è 2 volte, quindi è 2K, e la riluttanza per 6 mm è 6 volte, 6K, 6 volte quella da 1 mm. Quindi posso chiamare, diciamo, K quella da 1 mm, 2K da 2 mm, 6K da 6 mm, così mi lascio via questo 10 alla 6. Tre volte. Allora, per esempio, il flusso phi che qual è? È quello che circola qui, vedete? Il flusso phi sarà dato da, intanto ho preso un verso di riferimento. Dunque, vediamo un po' che cosa ho preso, scusate. Ecco, ho preso questo phi e l'ho preso, diciamo, in questo senso, se volete in senso orario. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questo dà un contributo positivo e questo dà un contributo negativo. Quindi avrò 4I1 meno 14I1, che è la forza magnetomotrice che contribuisce a questo flusso, diviso la riluttanza equivalente. Come riluttanza equivalente devo metterci quella dell'intero circuito magnetico. Quindi la riluttanza equivalente sarà non soltanto questa qui da 6, ma ci sarà in serie il parallelo di queste due. Quindi devo fare il parallelo di R1 e R2 e metterlo in serie con R6. Quindi avrò R equivalente uguale a R6 in serie col parallelo di R1 ed R2. R1 per R2, R1 più R2, quindi 6K più 2 per 1 K quadrato, 2 più 1 K, quindi 6K più 2 terzi K. Questo è il valore della riluttanza equivalente. Quindi cosa succede? Il flusso phi naturalmente sarà uguale, per come ho scelto, meno 10I1 fratto 20 terzi K. Perché 20 terzi? Perché ovviamente ho, portando tutto in terzi, terzi che sta al posto di 6 più 2 terzi, quindi 20. 20 terzi, torniamo a noi. Quindi meno, 10 e il 20 semplificano, meno 3 mezzi I1 su K. K è 10 o 10 alla 6. Adesso il flusso concatenato col circuito 1
è questo flusso qui, phi, però a sua volta che si concatena negativamente con 14 spire, positivamente con 4 spire. Quindi avrò meno 10 ancora una volta per meno 3 mezzi e 1 k, e quindi in pratica, come giusto che sia, il coefficiente di autoinduzione deve risultare sempre in ogni caso positivo. E quindi viene 30 mezzi 1 su k, 15 1 su k, il flusso concatenato, quindi L1 sarà dato dal flusso concatenato con l'avvolgimento diviso la corrente, perché sappiamo che il flusso vale L1 per I1. Quindi divido, quindi la corrente I1 sparisce, rimane 15 su K, cioè 15 su 10 alla 6, totale 15 per 10 alla meno 6 Henry, cioè 15 microHenry. Quindi abbiamo ricavato, vedete, il coefficiente di autoinduzione dell'avvolgimento 1. Così potrei fare anche con l'avvolgimento 2. Naturalmente dovrei spegnere l'avvolgimento 1, accendere l'avvolgimento 2, ricalcolarmi calcolarmi il flusso Φ2, diciamo, e farlo per Φ2, insomma, la stessa cosa. L'ho fatta per Φ1 perché era un po' più complicato, dal momento che l'avvolgimento qui era splittato in due, con due lezioni, come avete visto, opposte all'interno dello stesso ramo. Bene, adesso per calcolare la mutua induzione, dobbiamo ricavare stavolta il flusso Φ2. Avendo ricavato Φ, posso fare il partitore di flusso, che è analogo al partitore di corrente nei circuiti elettrici. Quindi vado a fare il partitore di flusso, quindi Φ2 sarà il flusso prodotto dall'avvolgimento 1, e poi nel partitore, siccome mi interessa Φ2 che in quel caso c'è un traferro di 2 mm, quindi metterò la riluttanza del tratto 1, dove c'è la riluttanza di 1 mm, la riluttanza di 1 mm d'aria, e sotto R1 più R2. Quindi il flusso l'abbiamo già calcolato, 3 mezzi 1 su K. Qui ho K tratto 3K. Allora questi 2K vanno via, questo 3 va via, mi rimane meno I1 su 2K. Questo è il flusso Φ2. Adesso di questo flusso Φ2, il flusso concatenato va moltiplicato per il numero delle spire dell'avvolgimento 2, che è 20. Quindi il flusso concatenato con l'avvolgimento 2 sarà N2 per Φ2, che sarà 20 per questo flusso, quindi uguale a meno 10 I1 su K. Naturalmente, dividendo per I1, vedete che viene un coefficiente di mutua induzione negativo. M, flusso concatenato con l'avvolgimento 2 diviso I1, meno 10 su K, e quindi meno 10 microR, minore di 0. Ok, naturalmente otterrò la stessa cosa facendo il contrario. Abbiamo dimostrato che c'è un unico coefficiente di mutua induzione. Bene, adesso vedete, finora abbiamo considerato che il campo magnetico fosse statico, fosse costante. Quindi correnti costanti, forze magnetomotrici costanti. Io prendo un avvolgimento, lo faccio percorrere da una corrente costante, questo mi genera una forza magnetomotrice costante, che a sua volta stabilisce un flusso costante all'interno del circuito magnetico. È tutto statico. Ora, in realtà, in praticamente tutte le applicazioni magnetiche interessanti vedono delle correnti che percorrono gli avvolgimenti che non sono costanti, ma che sono, per esempio, sinusoidali, correnti alternate. E allora, a questo punto, anche i flussi sono sinusoidali. Quindi dobbiamo vedere quello che è il regime magnetodinamico sinusoidale.
Allora facciamo subito prima alcune osservazioni. Se siamo in regime sinusoidale, voi capite che la corrente varia tra un valore massimo e un valore minimo, in corrispondenza il flusso varia tra un valore massimo e un valore minimo, perché se ho una forza magnetomotrice sinusoidale, avrò anche un flusso sinusoidale. Se ho un flusso sinusoidale, visto che la sezione comunque è costante, avrò un'induzione magnetica B sinusoidale. E quindi per forza, a questo punto, avrò una dissipazione di energia dovuta alla percorrenza di cicli di steresi, anche se non è il ciclo di steresi massimale, perché magari non vado in vicinanza della saturazione, ma sto di sotto la saturazione. Ciononostante, avevamo detto che il fatto di avere delle variazioni positive e negative di H e di B mi provoca comunque così, il passaggio di queste attraverso un ciclo di steresi con dissipazione per unità di volume pari all'area del ciclo di steresi, abbiamo visto. Quindi c'è una dissipazione per isteresi. Ma c'è anche un altro fenomeno che adesso vogliamo esaminare, ed è il fenomeno delle correnti parassite o correnti di Foucault. Perché cosa succede? Succede che il ferro, oltre a essere ferromagnetico, quindi a dare avere una magnetizzazione molto alta, che fa sì che le linee del campo magnetico B, dell'induzione magnetica B, stiano prevalentemente nel ferro e non vadano nell'aria, eccetera, a parte il traferro, è vero. È anche un conduttore elettrico, cioè ha anche il fatto che non è come il rame, l'argento, l'alluminio, però anche il ferro come metallo, sia pure un metallo di transizione, poi anche gli altri metalli sono di transizione, è un metallo che conduce anche elettricità, con le cariche elettriche possono spostarsi. E si possono spostare nel momento in cui ci sia una forza elettromotrice che le sposta. Ma d'altra parte, se voi in un materiale di questo tipo, massiccio, avete un campo di induzione magnetica che anziché essere fisso è oscillante, allora in base a questa relazione, la variazione di flusso, quindi la variazione di B, cioè provoca una tensione che naturalmente è ortogonale. Questo quindi, questa tensione tende a muovere delle cariche lungo questi percorsi rossi. Quindi se si crea una tensione concatenata con B, quindi dei percorsi, e le cariche possono muoversi, le cariche iniziano a ruotare attorno all'induzione magnetica oscillante. Questa rotazione, ovviamente, è legata alla legge di Faraday, Neumann-Lenz, e tende ad opporsi alle variazioni, cioè se quando B aumenta, qui si crea una forza elettromotrice con delle correnti che cercano di diminuire, di frenare questo aumento, oppure quando cala, cercano di aumentare per frenare la calatura. Ecco, e ci sono appunto queste correnti possono nascere. Cosa succede se nascono queste correnti? Succede che possono dissipare per effetto Joule nel materiale stesso, quindi abbiamo un altro meccanismo di perdita oltre all'isteresi che è appunto queste correnti parassite o correnti di Foucault. Come si può fare? Allora, innanzitutto abbiamo due modi per agire. Un modo è quello di aumentare la resistività del ferro, cioè fare in modo che il ferro diventi un conduttore elettrico peggiore di quanto non lo sia normalmente.
E come si fa? Si dice si droga con una piccola percentuale di silicio. Il silicio è un semiconduttore, è una via di mezzo tra i conduttori e gli isolanti. Quindi, drogando il ferro con il silicio, quindi spargendo questo silicio in maniera omogenea nel materiale, ne riduco la conducibilità. Però non basta. Oltre a questo, si va a diminuire le aree in cui le correnti possono dissipare, cioè possono venire a prodursi. E questo cos'è? Come si fa? Mediante la laminazione. Oltre al drogaggio col silicio, si divide il ferro massiccio, la sezione, in tante lamelle. Immaginate come, anziché avere cioè un mazzo di carte, al posto di un blocchetto intero. Se voi avete un mazzo di carte, immaginate che le carte siano tutte collegate tra di loro, diventerebbe un blocchetto, no? Un blocchetto di quasi di legno. Tanto. Se invece le carte, questo blocchetto è fatto di carte separate, immaginate che questo qui sia un mazzo di tante lamelle, tipo carte da gioco di ferro però, separate l'una dall'altra da uno strato di isolante, come tra le carte c'è l'aria in mezzo, c'è un piccolo strato di aria che non si incolla mai, diciamo. C'è uno strato di aria, qui c'è uno strato di ossido. Per cui un percorso di corrente come quello disegnato in rosso a questo punto non è più possibile, perché una corrente non può passare da una lamella all'altra, perché tra una lamella e quelle adiacenti c'è dell'isolante e quindi la corrente ovviamente non può passare. Questa volta non è semplice silicio, che il silicio è un semiconduttore, questa volta c'è proprio un ossido di ferro che è perfettamente isolante, quindi non c'è la possibilità di spostarsi. Quindi cosa significa? Che la corrente, ove nasca, deve nascere e stare tutta contenuta nello spessore di una di queste carte, di queste lamelle, okay? Non può uscire da lì. È chiaro che a questo punto la corrente ha dei percorsi molto, molto, molto limitati e farà molta fatica a svilupparsi in maniera da creare delle perdite consideri di potenza, insomma, di energia e quindi di potenza nell'unità di tempo. E quindi si potrà vedere appunto questo effetto della laminazione, come agisce sull'energia dissipata, da queste correnti. Allora, immaginiamo di considerare una lamella, una di queste, all'interno del materiale massiccio, fatto di tutte questi lamierini. Stavolta, appunto, abbiamo sempre, prendiamo un sistema di riferimento cartesiano, l'asse Z ortogonale alle lamelle, e che abbia un asse X orizzontale e un asse Y verticale, no? Qui ho preso la lamella, diciamo, in cui ho centrato il riferimento. Indichiamo con T lo spessore del lamierino. Questo ingrandito molto, ma immaginate che questo spessore è molto piccolo. Poi abbiamo appunto il fatto che il mio flusso di induzione magnetica, per il fatto che le correnti sono sinusoidali, è anche lui sinusoidale con una sua ampiezza, valore massimo, Bm, e poi per semplicità qui non dobbiamo passare ai fasori, almeno non nell'immediato, ho messo seno di omega t, omega è naturalmente la pulsazione delle correnti, perché se le correnti hanno quella pulsazione lì, anche le forze magnetomotrici hanno la stessa pulsazione, e per la legge di Hopkinson, ok?
avranno la stessa pulsazione pure i flussi e quindi anche lì, soprattutto l'induzione magnetica. B, quindi avrò una BDT, una BDT che avrà questa espressione qui che vi indico con la manina. Versore K, K è il versore dell'asse Z, così come I è il versore di X e J è il versore di Y. Allora, sappiamo da un'equazione di Maxwell che nabla vettore E, dove E è il campo elettrico, è uguale a meno la derivata di B fatta rispetto al tempo. Allora andiamo a vedere, vi ricordo che nabla vettore E si può realizzare con un determinante simbolico dove si mette i, j e k nella prima riga, derivata rispetto a x, derivata rispetto a y, derivata rispetto a z nella seconda riga, e poi componente secondo x del vettore e, componente secondo y del vettore e, componente secondo z sempre del vettore e. A questo punto si sviluppa il determinante simbolico, per cui si prende i, che moltiplica la derivata di EZ fatta rispetto ad Y meno la derivata di EY fatta rispetto a Z. Qui derivata di EZ fatta rispetto a Y meno la derivata di EY fatta rispetto a Z. Poi ho la J. Qui ci avrò il meno, quindi devo fare il contrario, la derivata di z fatta rispetto a x meno la derivata di x fatta rispetto a z meno la derivata di z fatta rispetto a x, ma tanto quella che ci interessa a noi è solo la componente k, solo la componente k perché b ha solo componente k, mentre le altre componenti di b sono uguali a 0. Questa è un'equazione vettoriale, no? Chiamiamola 1. La 1 è un'equazione vettoriale. Un'equazione vettoriale si scompone nelle sue diverse componenti lungo x, y, lungo gli assi, x, y, z. Però se la derivata di b fatta rispetto al tempo ha solo componente z, vuol dire che nabla vettore e le componenti x e y sarebbero uguali a zero. E quando ho un nabla vettore uguale a zero, è chiaro che il vettore in quel caso è uguale a zero. Quindi ci deve essere, cioè sopravvive solo la componente z. Quindi quella che sopravvive è soltanto questa qui, perché queste altre, queste sbagliate, sono uguagliate a zero. Sono uguagliate a zero. Quindi sopravvive solo questa. Quindi avrò versore K, quindi quando faccio la proiezione vettoriale sugli assi coordinati, la proiezione su x mi dà 0, la proiezione su y mi dà 0, la proiezione su z invece mi dà dy su dx meno dx su dy uguale a meno db su dt, cioè uguale a meno bm. La derivata del seno fa coseno di omega t, c'è cioè la derivata di funzione composta, quindi moltiplico ancora per omega. Attenzione che c'è da fare questa considerazione. Allora, avremmo due componenti, cioè o due derivate, meglio, due variazioni del campo elettrico che si crea all'interno del ferro per il fatto che abbiamo una variazione di B. Allora, se andiamo a vedere un attimo come è fatto la lastrina, allora, se qui dentro abbiamo, se in questo abbiamo un campo elettrico, questo campo elettrico, supponiamo che abbia, facciamo un'ipotesi, che sia massimo al centro, qui dove c'è lo zero degli assi. Dopodiché è zero su tutta la circonferenza, perché nel momento in cui io esco nell'aria, il campo elettrico non c'è più. Il campo elettrico è tutto dentro il conduttore. Okay? Allora, se qui è il massimo, da qui a qui va a zero.
ma anche da qui a qui va a zero. Allora, questo vuol dire che la variazione del campo è massima lungo y. Perché? Perché lungo y basta un t diviso 2, dove t è piccolissimo, per arrivare a zero. Mentre lungo x, per arrivare a zero, gli va metà di questa lunghezza. Questa lunghezza qui sembra piccola, ma possono essere 10 centimetri. Quindi 5 centimetri per andare a zero dal centro a questo lato, meno di un decimo di millimetro per andare a zero su questo lato. Allora, voi capite che la derivata rispetto a y è enormemente più grande della derivata fatta rispetto ad x, perché rispetto ad x la variazione è più lenta. Supponiamo che qui da 1 vada a 0. Quindi con tutti i valori lungo 5 centimetri di lunghezza. Qua da 1 va a 0 in qualche decimo di millimetro. Quindi c'è una variazione molto più alta. Quindi la derivata fatta rispetto ad y è considerevolmente più grande della derivata fatta rispetto ad x. Perciò cosa si dice? Si dice la derivata rispetto ad x è praticamente trascurabile rispetto alla derivata fatta rispetto ad y, perché l'annullamento, la variazione tra tutto e nulla avviene in una distanza infinitesima rispetto alla distanza con cui avviene lungo x. Chiaro? Allora, se io trascuro la variazione lungo x, perché è molto piccola, quasi piatta, diciamo qui, qua invece va giù. È una scarpata, è ripidissima, è come una lama e quindi questa variazione è molto grande. Quindi conservo solo questa parte qui. Conservo questa parte qui. Dove vedete che qui ho il campo elettrico lungo x. Andiamo a vedere di nuovo la figura. Allora, il campo elettrico lungo y è quello proprio che ci interessa a noi, è quello che muove le correnti lungo x. Vedete che le correnti si possono sviluppare, i percorsi più lunghi li possono fare lungo x, non certo lungo y, perché y è estremamente piccolo. Quindi l'approssimazione di scartare questo è assolutamente accettabile. Abbiamo la componente e con x, quella maggioritaria, e poi la sua derivata è grandissima lungo y. Quindi, appunto, le dimensioni dell'ammierino, io ho scritto, comportano che la derivata lungo y sia molto, ma molto più grande della derivata rispetto ad x. Allora, questi due meno, vedete, si possono cambiare in due più. A questo punto la derivata parziale diventa una derivata totale, perché è un problema a questo punto monodimensionale, c'è solo la dimensione y che conta. Quindi avrò derivata di ax fatta rispetto ad y uguale valore massimo dell'induzione magnetica per omega per il coseno di omega t. A questo punto posso integrare rispetto ad y. Quindi avrò che la componente lungo x del campo elettrico è uguale a valore massimo dell'induzione magnetica per omega per coseno omega t per y. Y è la dimensione, quella più breve, insomma. In corrispondenza a questo campo elettrico e con x si viene a creare, per una sorta di legge di Ohm microscopica, vedete? Questa è una specie di legge di Ohm, dove ho il campo elettrico lungo x moltiplicato per la conducibilità uguale alla densità di corrente lungo x. Cioè, praticamente è come la legge di Ohm quando qui c'è scritto I uguale a G per V. Qui I è sostituito dalla densità di corrente componente lungo x.
la conduttanza è sostituita dalla conducibilità elettrica puntiforme, puntuale, diciamo, e al posto di V ho il campo elettrico, in questo caso la componente lungo, anche qui ho la componente lungo x della densità di corrente. Sostituisco a E con x l'espressione che ho trovato prima, sigma bm omega coseno omega t per y. Ora, questa densità di corrente lungo x, che appunto è la densità di corrente appunto in questa direzione, diciamo dove ci sono i lati lunghi di questo ovale schiacciato rosso, avrò delle perdite legate appunto a una densità di potenza. Allora, qui ho messo in minuscolo una potenza piccolino dissipata che è funzione di y e che è uguale all'effetto Joule, che cos'è? È R per il quadrato della corrente. Qui invece ho ρ, resistività, per il quadrato della densità di corrente lungo x, perché è un problema qui monodimensionale. Quindi avrò ρ che è 1 su sigma per mantenere, visto che abbiamo inserito sigma, jx al quadrato, questo naturalmente era un x, uguale 1 su sigma al posto di jx, vedete che ce l'avevo qua sopra, metto il quadrato, sigma quadrato, ampiezza di B al quadrato, omega al quadrato, coseno al quadrato di omega t per y al quadrato. Sigma va via, con uno di questo al quadrato, mi rimane la conducibilità, il valore massimo del campo di induzione magnetica al quadrato, la pulsazione al quadrato, il coseno al quadrato e y al quadrato. Adesso, se voglio ricavare effettivamente la potenza dissipata, io devo integrare, diciamo, sia nel tempo che nello spazio. Nel tempo vuol dire in un periodo della grandezza, e nello spazio invece vuol dire, nello spessore lungo y. Quindi, per fare questo tipo di operazione devo fare l'integrale meno t mezzi dello spessore, t piccolo mezzi la parte radiativa. Allora, praticamente meno t mezzi è questa parte, scusate, ve lo faccio vedere, questo è meno t mezzi e quest'altro, facciamo un altro colore. Quest'altro è t mezzi. Quindi vado da meno t mezzi a t mezzi nell'integrazione lungo y. E vado tra 0 e t periodo e divido per t. Qui divido per 1 t piccolo e divido anche per 1 t grande perché chiaramente vado a vedere le perdite per unità, la densità insomma di perdita. Per unità di tempo e per unità di e per l'ammierino. Quindi devo integrare quel valore qui in dy e in dt. Allora, tutte le quantità che non dipendono né da y né da t le porto fuori. Quindi la conducibilità 1 su t piccolo, 1 su t grande. Bm al quadrato non dipende da altre cose, omega al quadrato non dipende. Allora mi rimane nell'ammierino tra meno t mezzi e t mezzi y quadro in dy. E nel periodo tra 0 e t grande il coseno al quadrato di omega t in dt. Ok? Allora andiamo a vedere sigma 1 su t piccolo per 1 su t grande per Bm massimo al quadrato per omega al quadrato, io l'integrale di y quadro fa y cubo terzi, calcolato tra meno t mezzi e t mezzi,
moltiplicato, vi ricordo che l'integrale del coseno quadro fa praticamente un mezzo, cioè fa t mezzi, cioè fa il periodo diviso 2. Quindi ho t mezzi, perciò posso semplificare, come vedete, questo t grande con questo t grande. E allora mi rimane sigma 1 su t, bm al quadrato, omega al quadrato, qua mi diventa t al cubo ottavi più t al cubo ottavi terzi, il più mi salta fuori perché avrei il meno, ma qua c'è un altro meno, quindi meno per meno più, e poi un mezzo che mi salta fuori da qui. Quindi complessivamente ottengo sigma, anche qui vedete quella differenza, quel più, questo t cubo ottavi più t cubo ottavi terzi fa 2 ottavi diviso 3, quindi fa 2 ventiquattresimi, cioè fa un dodicesimo. Vediamo se. Sì, 2 ventiquattresimi. Allora, però, dunque, viene qua. Qui ho t cubo ventiquattresimi, 2, però c'è il mezzi. Quindi il 2 col mezzi va via, il cubo va via con questo, e rimane un quadrato, mi rimane sigma ventiquattresimi, bm al quadrato, omega al quadrato e t al quadrato. Allora vedete che su questo valore non posso agire in quanto dipende dalla corrente. Su questo valore non posso agire perché dipende anche questo dalla corrente. Allora, per limitare queste perdite, 24 è un numero, posso abbassare la conducibilità o abbassare questo valore. La conducibilità abbiamo detto si abbassa applicando il drogaggio del ferro, nel senso che andiamo a inserire una percentuale di silicio, l'avevo anche scritto, un 3-4% di silicio. E per quanto riguarda questo valore, ricordiamoci che T è misurato in metri e si usano degli spessori che vanno dai 3 ai 4 decimi di millimetro. Rispetto ai metri c'è un 10 alla meno 4 che al quadrato diventa 10 alla meno 8. Quindi più è sottile il lamierino, ovviamente più questo termine rimpicciolisce tutto quanto. Qui vi ho voluto farvi vedere che quello che è il risultato finale è una potenza per unità di volume, cioè sono watt al metro. Perché? Perché sigma sono Siemens su metro, B sono tesa, cioè Weber su metro quadrato, cioè volt per secondo su metro quadrato. Omega praticamente sono secondi alla meno 1, T è metri, per cui il prodotto, 24 è adimensionale, è Siemens su metro per volte al quadrato, secondi al quadrato, metri alla quarta. Io ho secondi alla meno 2 e poi ho t al quadrato, quindi metri al quadrato. Allora vedete che semplificando i secondi vanno via, mi rimane Siemens per volta al quadrato, metro al cubo, e quindi praticamente Siemens per volta al quadrato è come dire ampere per volt, quindi watt, e sotto mi rimane metro cubo. Quindi questa espressione è praticamente si misura in watt su metro cubo. Quindi è la potenza dissipata nel ferro per ogni metro cubo di ferro. Quindi è molto piccola nella misura in cui è piccola la conducibilità e piccolo lo spessore del nostro, lo spessore del nostro materiale. Ok? Terminiamo allora qui la lezione e vi ringrazio per l'attenzione.